c'è una confidenza con le varie sostanze, magari non necessariamente con tutte in inizio, ma poi pian piano si allargano e una chiama l'altra per potenziare gli effetti o per ritardarne o per ridurre gli effetti collaterali. Sono in aumento ad Arezzo e provincia i casi di abuso di alcol e droghe tra i giovanissimi. La notizia ce la conferma il dottor Marco Becattini, direttore del Dipartimento delle Dipendenze della ASL 8 di Arezzo. Nel primo semestre 2015 si è già arrivati al totale dei casi di tutto il 2014. Quello delle dipendenze di cui sono vittima i nostri ragazzi è però un tema che non si può trattare con i soli numeri. La pericolosità e la penetrazione nel tessuto sociale e nella fascia più sensibile di esso, come appunto i nostri ragazzi, impone una riflessione. La impone alle istituzioni, alla società, alle famiglie, al mondo della scuola, che sempre di più sì, fanno rete, tanto che i casi stanno emergendo, ma non basta. Il pericolo si insinua paradossalmente nella modernità dei rapporti che ormai ha modificato il nostro vivere quotidiano. Adesso il bambino è un talentuoso, fonte di gratificazione, fonte di nuova vita, di speranza, è al centro di un progetto vitale. Non dico che questo sia sbagliato, è diverso. Conseguentemente non gli si propone più il limite come uno strumento di salvaguardia, non bere perché stai male, gli si lascia, come nel timbro della voce, nella gestualità, nelle talentuosità spontanee, la disponibilità a mettersi alla prova. Il cosiddetto poliabuso si fonda proprio sullo sdoganamento di ogni inibizione, di ogni limite e ogni regola. Ed ecco che consumare le cosiddette smart drugs, le droghe da sballo chimiche o gli shortini di superalcolici diventa normale anche per un bimbo di soli 12 anni. Oltre a creare una forma di poliabuso e di aggregazione tossica degli effetti potenzianti delle sostanze, espone anche a rischi specifici. La promiscuità sessuale, l'incidentistica stradale, tornare da fare uso prevalentemente notturno, per esempio di cocaina, e bere per calare gli effetti o per un'aggregazione di stile, poi porta ad andare in strada ed esporsi a dei rischi. Tra le nuove dipendenze anche il gioco d'azzardo, ci sono già casi aretini e il consumo di psicofarmaci o altro che non necessitano di ricetta medica e che i ragazzi trovano tranquillamente tra le mura di casa. E sono quelli, i farmaci per dormire nell'ultimo anno o i farmaci per l'umore. Come vedete la Toscana ha un uso meno del nord Italia ma comunque abbastanza elevato. C'è un 2,3% di giovani che dicono di aver preso psicofarmaci per l'umore. In una società dunque dove tutto si muove alla velocità della luce, l'esempio della famiglia o di coloro che stanno vicino a questi ragazzi diventa fondamentale. Come dicevamo prima, i nostri ragazzi sono sollecitati a manifestarsi, a padroneggiare, a superare i limiti e quindi a correre dei rischi, a esporsi dei rischi. Accompagnarli come famiglia prima, durante il percorso maturativo e di crescita del ragazzo, anche nella considerazione di se bere o non bere, di come bere, delle conseguenze del bere, è molto importante. E di farlo non solo educando con informazioni, ma anche con l'esempio, interrogandosi sul nostro modo di bere, il nostro modo di rapportarci con gli stili di abuso, con la prudenza, con il limite. Credo che questo sia un valore molto importante, ci permette di incontrare i nostri ragazzi e di stare vicino a loro nel momento della difficoltà, ma prima che quello possa arrivare a un comportamento di rischio, un valore molto importante che tocca a noi come genitori, come un'opportunità che dà il valore alla nostra esperienza. Per cui sicuramente i nostri ragazzi sono esposti al bere, corrono i rischi che sono alla cronaca, che sono alla ribalta, ma noi come famiglia possiamo farci molto.